continuare a riflettere sulla felicità, sul perché, sul modo dobbiamo essere felici, abbiamo un po' cambiato, abbiamo cambiato aria. Siamo venuti, sempre in provincia di Foggia, a Torre Maggiore, e ci troviamo nella cappella del Movimento Missionario Cenacolisti. Questo movimento, che è composto da preti del Cenacolo, le suore del Cenacolo, le famiglie del Cenacolo, ma anche le monache del Cenacolo, anche se per esempio le monache non ancora ci sono, venne fondato da un sacerdote di cui è in corso l'inchiesta diocesana, il servo di Dio Don Francesco Vassallo. Qual è il carisma? Il carisma è l'evangelizzazione, la preghiera, cioè la spiritualità del Cenacolo. E chiudo qui questa breve presentazione, però chi vuole poi conoscere, su internet trovate tutto, www.movimentomissionariocenacolisti.it. E torniamo alla felicità. Dopo aver riflettuto sulle parole, diciamo così, compagne della felicità, la gratitudine, la responsabilità, la verità, la chiarezza, dopo aver riflettuto anche sulla necessità di educarci e di educare alla felicità, oggi iniziamo a vedere un'altra amica, un'altra compagna di viaggio della parola felicità, cioè la speranza. Una persona felice è una persona che vive di speranza, che vive meglio la speranza, ed è una persona che sa infondere speranza, perché non è concepibile una vita felice nella disperazione. La speranza per noi credenti, più che una realtà, è una persona, e cioè Gesù Cristo. È inutile, noi ritroviamo tutto in Gesù: la felicità, la speranza, l'amore, la voglia, il perdono, la riconciliazione, la giustizia, la voglia di riscatto, eccetera, eccetera. La speranza non soltanto come virtù teologale, no? Su cosa si basa la nostra fede? La nostra fede si basa sulla fede, appunto, la speranza e la carità. Queste tre vie, queste tre realtà, questi tre misteri ci fanno felici quando noi viviamo di fede, viviamo nella speranza e promuoviamo, doniamo carità, amore. Fede e speranza. Speranza e carità. Ecco quindi che vediamo che il discorso della felicità non è un discorso semplice, no? Come qualcuno pensava, limitato al mio stare tranquillo dentro, al mio avere tutto, al mio avere le certezze, no. La vera felicità, come abbiamo detto più volte, è qualcosa che costa, ma è anche qualcosa che dona speranza, che infonde speranza. Ci vediamo domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!